che si è giocata a Siena. Visto che hanno parlato un po' tutti, il questore di Siena, il sindaco di Siena, il sindaco di Reggio, manca solamente lei, ma un po' per sapere cosa ne pensa di quello che è successo in quella partita, sia dal punto di vista sportivo, lei è un grande appassionato di calcio, ha portato la Spalla in Serie A, ecco. e dal punto di vista di quello che poi è successo con i tifosi, insomma. Allora, io però, insomma, ringrazio per la domanda, anche perché mi consente di fare un preambolo necessario. La stagione calcistica e sportiva è finita e io qui mi sento di dire bravi tutti, bravi noi delle forze dell'ordine, ma brave anche le società. Mi riferisco ovviamente a quella della Reggiana, del Sassuolo, ma anche a quelle del basket, degli altri sport, perché noi abbiamo un impegno in ordine pubblico notevole per quanto riguarda gli eventi sportivi. Brave anche le amministrazioni, oltre che le società, perché noi abbiamo avuto una mano grandissima dal comune di Reggio Emilia, ma da tutte le amministrazioni coinvolte, perché gli eventi calcistici, soprattutto quelli, diciamo, dove ci sono delle criticità, ha bisogno effettivamente di un gioco di squadra, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io a Reggio Emilia ho trovato un coordinamento, una coesione, un affiatamento che ci ha permesso di raggiungere grandi risultati. E qua non è successo nulla, nulla in circa 100 eventi sportivi tra Sassuolo, Reggiana, Atalanta, basket. Ma abbiamo una partita finale perché poi abbiamo uno stadio, non dimentichiamoci il nostro stadio, che è uno stadio assolutamente all'avanguardia. Ne ho visti molti di stadi. Questo è uno stadio che aiuta a fare in modo che gli eventi si svolgono in modo pacifico, perché ci sono vie di uscita, vie di entrata fatte bene, ci sono gli accessi separati, parcheggi separati, per tanti motivi la viabilità va abbastanza bene e quant'altro. E proprio per questo, ecco, questa è una premessa, ma era doveroso farla perché sono veramente contento di come è andata. Abbiamo avuto, giusto per citarvi, che vanno citati due soli episodi di incidenti che sono capitati con le partite contro il Lione, dell'Atalanta contro il Lione e contro il Borussia, ma insomma, poi alla fine abbiamo avuto purtroppo qualche ferito, ma nulla di gravissimo. Proprio per questo, adesso, sollecitato su un commento a quello che è successo, su quello che è successo a Siena, non posso che dire che sono molto molto rammaricato. Perché proprio alla fine, all'ultimo secondo, hanno perso la possibilità di andare in Serie B e questo mi dispiace come tifoso della Reggiana, perché naturalmente lo sono diventato anche io necessariamente, insomma. Mi dispiace profondamente tutto ciò. Tuttavia, all'ultimo secondo, abbiamo perso anche molto di quello che avevamo guadagnato nel corso dell'ultima stagione. Voi vi ricorderete, avete sentito parlare, ma ne avete anche scritto, del progetto 3P, no? È un progetto che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ideato per avvicinare società e tifosi, un nuovo rapporto, un nuovo spirito, il codice etico, insomma, c'è uno spirito diverso per riportare le persone, le famiglie allo stadio, eccetera. Reggio e la Reggiana furono inseriti tra le 12 squadre, società, in questo progetto 3P. E vi dico la verità, molte cose sono state fatte prima che arrivassi io, altre le ho seguite io, molte cose proprio in questo percorso di avvicinamento e di coesione tra società e tifosi. Io vi dico che abbiamo avuto i complimenti per il percorso che avevamo fatto. I complimenti anche proprio recentemente da parte degli organi ministeriali. La Reggiana, i tifosi, la tifoseria e la società della Reggiana vengono oggi, per questo ambito che è quello che poi interessa a me, cioè quello appunto della regolarità dell'atteggiamento dei tifosi, viene considerato un esempio. E naturalmente dispiace poi che all'ultimo secondo appunto abbiamo perso molti punti. Perché con quello che è successo abbiamo perso molti punti, diciamo che stavamo vincendo lo scudetto, poi siamo retrocessi un'altra volta in Serie B, per restare nella metafora calcistica. E che
che dire, insomma, il commento sportivo lo posso pure fare, anche secondo me il rigore non c'era, ma tuttavia queste cose non devono succedere, non è possibile. E poi, come ripeto, grande rammarico, perché avevamo avuto grandi successi, grandi riconoscimenti per il percorso che la Reggiana stava facendo, e devo anche fare i complimenti per questo alla società della Reggiana, perché per questo ambito, appunto per la costruzione del rapporto con la tifoseria, la costruzione in senso virtuoso, il rapporto con la tifoseria, la Reggiana sta all'avanguardia come società in Italia. È successo, insomma, dopo aver espresso i rammarichi, non è che stiamo a piangere, perché andremo avanti, ormai la stagione è finita e dobbiamo recuperare, questo sicuramente, dobbiamo recuperare, lo faremo, ce ne sono tutte le condizioni, spero, ma sono sicuro che resterà un episodio, e andremo avanti così, e sono sicuro che la stagione prossima, appunto, non solo recupereremo, ma andremo ancora avanti.